telecamera. Questa ci lasciamo sotto anche un po' di musica, ma non so se la conosci questa. E allora la becco subito in castagna se non la conosce. Ma questa è la roba padana? Ma che... Paola, ma chi, tu sei un disastro? Questa è l'internazionale. Ma vedi che sono vestita, ecco, di rosso per cercare, cioè, di... Sei vestita da suora adesso, sei vestita da suora quasi, per venire a bordo. Certo, perché io avevo paura di te, del tuo Tranelli. Ma che Tranelli? Paola Bacchino è diventata famosa per una foto, inutile nasconderlo. Sì. Beh, l'ha scelta lei, quindi diciamo lo voleva fare, voleva movimentare la campagna elettorale, ci è riuscita. Poi è molto arrabbiata con noi di Libro, quindi... Sì, molto. Posso usare quel termine? È venuta qui per farci il culo? No. Però insomma ha fatto una foto in bikini. Tra l'altro avete scritto che io sono candidata, l'ho detto anche a Belpietro, non ero candidata. Non era candidata, però sarebbe stata eletta. Sì, evidentemente. Diciamo, un po' di fortuna l'ha portata la lista Tsipras. Sì, io penso di sì. Infatti loro diciamo... No, loro credono ancora di no, però... Ha dovuto scontrarsi con... una che non aveva esattamente quella tecnica di comunicazione, che è Barbara Spinelli. Ma io non so se insomma ha funzionato di più la classica articolessa della Spinelli, 7-8 pagine piene per esprimere questo un concetto. Mi vuoi far parlare male, no, di lei? O una cosa un po' più immediata come quella che ha scelto la Bacchiddu. Però la Spinelli poi si è vendicata. Sì. Io di qui posso girare intanto, girare, glielo diciamo pure. Che non ci travolga il tram, che va bene. Mandatelo alla Spinelli, non ci travolga entrambe. Sì, mi ha risposto sul manifesto dicendo che la foto aveva, come ho già detto altre volte, rovinato la sua candidatura. Tra l'altro lei è stata la più eletta, adesso dovrebbe ritirarsi per far spazio agli altri candidati che sono stati eletti dopo di lei. Ma dopo la foto di che ti sei dovuto occupare? Di niente. Di fare fotocopie? Io no. Sono stata al confino, come adesso si offenderà la Spinelli, come Altiero Spinelli a Ventotene ha mandato me a San Lorenzo, perché io non ho più fatto niente, erano terrorizzati che io continuassi il mio lavoro. E vabbè, d'altra parte diciamo il passo successivo sarebbe stato problematico. Vediamo se almeno questa la conosce. Vabbè, questa sì, assolutamente. Questa sì? Questa sì. Meno male. Allora, lasciamo in sottofondo, tanto abbiamo i microfoni. Che ci vuole uccidere. No, vai tranquilla, non abbiamo... vostra città, diciamo, parcheggiano così, in mezzo alla strada, è così, è prassi. Vabbè, un po' in tutta Italia, a Milano parcheggiano sui marciapiedi e qui parcheggiano così. Non mi toccare Milano, a Milano è intoccabile per me. Anche Ovadia ha preso molti voti, ma si ritirerà, lo ha già annunciato. È più simpatico Ovadia? Beh, Ovadia è simpatico, sì. Ovadia sì. Tra l'altro mi ha mandato un messaggio di solidarietà personale, quindi insomma... Non posso parlare contro la Spinelli. No, non sia mai, solo di solidarietà a me. Sulla Spinelli non si è pronunciato. Peraltro parliamo. Libero ha parlato dello spogliarello, cioè ma no, ma magari. Beh, prima di rimanere in costume uno deve pure essersi tolto il resto. Comunque, oggi ci ha punito, è venuta qui come, ecco, vestita da suora e quindi non sono vestita da suora laica, certo. Però sarebbe meglio trovarsi leader di casa propria, ecco, quello... insomma ce l'abbiamo a sinistra, ecco, a sinistra diciamo la Falcidia è stato arrivare. Insomma no, beh, avevate Nicky Vendola, Nicky, però insomma altri evidentemente progetti adesso, mi hanno invitato all'assemblea. Mi ha invitato la parte dei comitati territoriali, non certo garanti ovviamente. Potrei fare effettivamente un'entrata a sorpresa, ci sto pensando. In costume? Naturalmente in costume. Naturalmente in bikini. E beh, bisogna... però, perché quello ha stufato. Beh, quello sì, beh, comunque... Sì, basta, adesso è stato stufato. Insomma, l'estate è un po' più colorata, sì, anche sì, si può mettere qualcosa di sgargiante, mi sembra che quello perché si possa fare. Perché hanno avuto da ridire anche sul colore del costume? Perché faceva troppo democristiano. Perché questo ha tirato la volata a Renzi. Sembrava troppo innocente, era quasi una dichiarazione di innocenza. Ah, quindi la... Sì, Spinelli voleva una cosa più... No, la Spinelli non voleva niente proprio, mi è pazzo di capire. Non mi dire che volevano il costume rosso, bandiera rossa. No, non voleva il costume, no. Ecco, forse. No, la sinistra è stata la più bacchettona, mi sembra, insomma. Da sempre è così. Mi sembra di sì, che abbiano qualche problema. Renzi è meno bacchettone. Sì, non so. Adesso faranno, non ha più alibi, ha un enorme consenso.
ai suoi, diciamo, le sue larghe intese, le ha con le armi spuntate. Aspettiamo. Però tra Renzi e la Spinelli farà. Renzi, ah, ecco, almeno è del mio anno. Renzi è del 75, come Tsipras, un'annata particolare. A Tsipras è simpatico. E come Pippo Civati. Dunque Tsipras è simpaticissimo, sì. Tsipras ha una cosa che è molto accogliente, molto tranquillo, non urla, non alza mai la voce. È sposato con la sua compagna di banco al liceo e ha due bambini. Beh, lui che ha detto di quella foto? No, manco saputo. No, io ho saputo che non l'ha disturbato, però. Non l'ha disturbato, anzi era tutte le sere lì a no, guardarsi. No, non credo, avrà avuto meglio da fare perché si stava giocando, insomma, le elezioni nel suo paese, ovviamente. Però. Ma tu perché ti sei buttata in politica? No, io non mi sono buttata, io facevo la giornalista da 10 anni, sono stata chiamata a fare questo lavoro e siccome seguivo la politica come giornalista ho accettato volentieri. Ma avevi dei rapporti particolari con qualcuno di questi? No, mi ha chiamato il mio caporedattore dell'Espresso, quindi. Ah sì? Sì, sappi che mio padre ha avuto uno svenimento quando ha aperto il giornale. Volevo dirtelo, sei responsabile. Come svenimento? Insomma, come dire, chiappette la sua tromferà, poi ha visto. Era una cosa ironica. Ironicissima. Delicatissima. Come quando mi avete paragonato alla Minetti, delicatissima. Beh, anche la Minetti è mica un mostro, eh. No, bellissima, però abbiamo storie un po' diverse. Lei sicuramente guadagnava più di me a tutt'ora. E allora? Beh. Perché qui c'era quell'ambizione, no? Di far sfilate, serate in discoteca, no? Mia? No. Direi, tu cosa dici? Non lo so. Direi di no. Ma non sono lavori di 39 anni, sono vecchia. Però ho visto, ecco, i 5 Stelle invece sono stati ironici. No, fantastici. Hanno ragazzi, fatto una serie. Veramente. Una serie di foto. Fantastici, l'avremmo dovuto fare noi, non loro, ironicissimi. Volevo infatti ringraziarli. Ma tu vai a cercare l'ironia nella parte hai che ragione, anche è una chiesa. Però magari qualcosa, una miccia risveglia, no? Cosa dici? No, abbiamo capito che no. Forse. Complimenti e auguri perché so che torni nella tua città amatissima, Milano, sì. Quindi vai via da questa Roma che non sopporti per il traffico. No, in effetti in quasi un quarto d'ora che siamo qui in macchina avremmo fatto sì e no 300 metri. Comunque. Grazie Paola, grazie per essere stata con noi. Ciao.